Buonasera amici di Radio Gis, siamo qui a Bardineto anche questa sera a Balla coi cinghiali e siamo in compagnia dei Quivich Brothers and Sisters. Allora, siete stati esplosivi, avete fatto ballare tutto Balla coi cinghiali, non avete dato un attimo di respiro, subito le emozioni a caldo. Allora, il nostro spettacolo è una bomba, vogliamo far divertire il pubblico e il pubblico è l'unica cosa che ci interessa. Poi, spettacoli, effetti speciali, ragazze, uomini, tutto, coriandoli, balletti, coreografie, parrucche, chi più ne ha più ne metta. Avete fatto tutto, non siete solo un gruppo, siete anche diciamo una compagnia d'arte proprio. Siamo, è lo spettacolo completo, concerto, teatro, musica, show. Bene, bene, voi da dov'è che prendete spunto per le vostri concerti? Da qualcosa in particolare oppure come allora, viene? Come viene? Noi siamo un gruppo parigino, ma ci vantiamo di diverse origini, texane, americane. Come i veri artisti. Come i veri artisti, esatto. Ma le melodie vengono da tutti, cioè l'influenza orientale del cantante, le influenze francesi, cioè l'influenza italiana, siamo un misto, è per quello che funziona bene. Bene. La prima impressione quando vi hanno detto venite a suonare a Bardineto, Balla coi cinghiali, cosa avete pensato? In mezzo ai monti, una festa un po' strana com'è? No, io conoscevo già il festival e per me è un onore aver suonato a questo festival, veramente. Sono molto contenta, eravamo tutti entusiasti, soprattutto perché non si trovano più dei festival di questo genere, anche in Francia è difficile, con tante persone, tanto buono spirito, tutti felici e buona musica. E poi, e buon cibo. Giusto, brava. E poi completamente gratuito, non credo sia una cosa semplice. Esatto, infatti esatto. Gli organizzatori permettono di dire hanno proprio le palle quadrate e non solo. Beh, io ti ringrazio per il tuo tempo, vuoi ancora dirci qualcosa? Quello che ti senti, vai. Spero che il festival continui a crescere, spero che rimanga, che mantenga i suoi buoni principi, che non cambi, che riesca a sviluppare i suoi propositi, a diventare sempre più grande, perché io l'ho visto crescere un po' e sono fiera. Beh, allora è una di noi lei ormai, allora ti aspettiamo anche il prossimo anno, se no come cantante almeno come spettatrice, sì. Affogare lì sotto per gli altri. Certo, ok, grazie di tutto, grazie alla prossima. A voi, ciao. Ciao.